Well, being curious is a large part of connecting with people through food, and also being unafraid to try things that may sound a little strange, such as recently, I live in France, so recently I had the opportunity to visit an Andouillette factory where I learned how to make tripe sausage and eat a lot of it. And that's not normally something I would enjoy. And in fact, it turned out that I don't really love tripe, but I do respect the tradition very much. Essere curiosi, come prima cosa, è sicuramente una componente prioritaria del incontrare gli altri attraverso il cibo e non avere paura di provare occasionalmente anche qualche cosa che può sembrare un po' strano. Faccio un esempio tra l'altro della mia esperienza personale. Io adesso vivo in Francia e recentemente mi è capitata l'occasione di poter visitare una fabbrica delle famose tradizionali andouillette francesi, che sono fondamentalmente delle salsicce fatte con la trippa. Ecco, io normalmente la trippa non la amo moltissimo, però rispetto molto questa tradizione, e siccome rispetto alla tradizione sono curiosa, l'ho assaggiata.